Philadelphia News 17 agosto 2013. In questa puntata alcune immagini della festa dell'Assunta a Nomadelfia. In vista delle prossime serate ad Assisi del 17 e 21 agosto, proponiamo un'intervista dal nostro repertorio sul rapporto tra Don Zeno, San Francesco e Assisi. Qui stare per rana și apoi între trece mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumut de ambă vela. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Ringraziamo le persone che sono venute a partecipare in questo momento di gioia con noi e affidiamoci a Maria in particolar modo affinché questo giorno di gioia continui nel nostro cammino anche domani, domani e domani. Finché un giorno non saremo tutti insieme nella Gerusalemme celeste. O Gesù Salvatore del mondo. Quindi sono due sorelle. Thank you.
Quando io ero in Assisi e ho incontrato più volte Don Zeno, che veniva da Domadelfia e che aveva un amore particolarissimo nei confronti di Francesco di Assisi, come un po' tutti lo abbiamo, perché Francesco è un fratello universale, è uno di quegli uomini dove lo spirito di Dio suscita veramente coinvolgimento, gioia e amore. E allora sostava spesso nella Basilica della Porziuncola, ma compiva un gesto un pochettino strano, si aggrappava con le mani alla piccola chiesa della Porziuncola dove Francesco è vissuto e dove ha compiuto i gesti più significativi della sua vita. Allora mi sembrava un gesto quasi da feticista quello di Don Zeno. Io ero molto più giovane e inesperto, gli dicevo: Don Zeno, ma noi giovani non amiamo queste cose, non ci piacciono. E lui diceva, no, perché era un po' un burbero benefico: voi giovani non capite niente, questa chiesa gronda grazia e misericordia, questa chiesa è piena di luce e piena di spiritualità. E diceva: verrà un giorno in cui gli uomini, anche forse a livello scientifico, riusciranno a captare le onde di grazia, di positività e di energia splendida e spirituale che emana da questi luoghi. E mi tornavano allora in mente le parole che San Francesco diceva riguardo a quella piccola chiesa. E lui diceva che era uno dei luoghi più santi di tutta la terra, che la Madonna per esempio gli aveva detto che fra tutte le chiese a lei consacrate nel mondo, quella lei amava e prediligeva. Per questo, dice il primo biografo di San Francesco, anche il santo l'amava al di sopra di tutte le altre. E fra Tommaso da Celano puntualizza questa straordinaria grazia che emanava dalla Porziuncola e che Don Zeno, che era un uomo di Dio, che era un santo, riusciva con la sua spiritualità, con la sua sinergia di uomo di Dio, colma di spirito e di grazia, riusciva a captare, a sentire come un valore straordinario, per cui si aggrappava alla Porziuncola come a uno scoglio, come a un punto concreto di vita e di salvezza.